Salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui per parlare di un libro che mi ha stupita in modo positivo e che non credevo in realtà mi sarebbe piaciuto. Coraline di Neil Gaiman, scritto intorno al 2002. È un romanzo dark fantasy. È proprio per questo che finisce di diritto nella nostra rubrica A Gothic Tale. Sapete che il mio rapporto con quest'autore non è assolutamente dei migliori. Ho letto già una sua raccolta di racconti che si rifà profondamente a questo tipo di tematiche e anche Stardust, che è praticamente sull'emisfero opposto, nonostante sia fantasy, ma non presenta queste caratteristiche un po' timburtoniane, se così le vogliamo chiamare. Con Stardust avevo suggellato il mio accordo di non leggere più Neil Gaiman. Ero convinta di non poter apprezzare quest'autore, ma fortunatamente, essendo che l'animo umano è molto sfaccettato e pieno di interessi, il nostro caro amico Neil è riuscito a scrivere anche un libro adatto a me. Infatti, ho trovato questo racconto per ragazzi assolutamente coerente con la scrittura dell'autore, con l'idea generale del romanzo. È un libro che consiglierei assolutamente alla qualunque, poiché affronta delle tematiche sorprendentemente reali che riguardano la quotidianità delle famiglie in modo assolutamente non banale, anzi molto innovativo, poiché le predispone sotto un punto di vista un po' dark horror. Come vi dicevo poco fa, questo qui è uno di quei testi che si prestano benissimo ad essere letti come fiabe della buonanotte. E voi mi direte: Franz, stai impazzendo, è horror, i bambini si spaventano. E qui adesso vi spiegherò perché per me è importante trovare delle fiabe che siano un po' tenebrose, delle fiabe che incutano terrore. Perché quindi sono importanti le fiabe dark per bambini? Apriamo qui una piccola parentesi. Ovviamente c'è ancora dello scontro su questo tipo di idea. Per me, io sono sicuramente dalla parte che propende verso la lettura di questo tipo di storie ai bambini, ovviamente selezionate in base a quelle che sono le attitudini del fanciullo, le attitudini del vostro pargolo, in modo tale da non terrorizzarlo in modo estremo. E ovviamente anche Coraline, in questo caso, essendo comunque una fiaba, non si presta a lasciare dei traumi così profondi. Perché sono importanti quindi? Perché i bambini, grazie alle storie di paura, imparano ad affrontare quei mostri che già sono presenti all'interno della psiche dell'essere umano e che devono essere comunque sviluppate, altrimenti è probabile che in un futuro essi possano essere terrorizzati da una qualunque cosa che in realtà, se viene introdotta, introiettata, masticata ed elaborata dalla mente del bambino, inizierà poi pian piano a scomparire. Quando ho studiato psicologia, il mio professore diceva sempre che sono due le sensazioni primarie che l'amigdala, che è la parte più antica del nostro cervello, riesce a cogliere: la felicità, diciamo il benessere, e la paura. La caratteristica però che è necessaria all'essere umano è la paura. Infatti il volto umano, che rappresenta, diciamo, la prima facciata, tutto ciò che si vede della persona, se è distesa, manderà degli impulsi positivi che rilasseranno sicuramente. Se invece abbiamo una faccia contrita di paura, sicuramente allora l'interlocutore, chi ci sta di fronte, inizia ad avere, a sentire quella sensazione di oppressione ed inquietudine. È anche per questa ragione che molto spesso, se si ci trova in situazioni di pericolo, vedendo la faccia delle altre persone si reagisce per mimesis, quindi in modo mimetico si ci comporta allo stesso modo. Quindi la paura ha sicuramente un effetto predominante sulla vita dell'essere umano a livello di sopravvivenza e quindi è importante riuscire a comprenderla fin da piccoli, dico io, per provare a gestirla successivamente. Per foraggiare questa tesi, che sicuramente
poco canonica, vi porto un'esperienza personale che riguarda in realtà le tradizioni. Mia nonna, mia madre mi raccontavano sempre che quando si sedevano al focolare, quindi al braciere di sera per riscaldarsi, oltre a raccontare le cosiddette romanze, che erano appunto le storie che tramandavano la cultura familiare, le tradizioni, le norme morali, le condotte, c'erano anche le storie di paura. E ragazzi, erano storie di paura terribili. Mia madre e mia nonna mi dicevano per l'appunto che non riuscivano a dormire, ma facevano parte dell'insegnamento, perché evidentemente già i nostri avi riuscivano a comprendere quella che è una parte del cervello umano che deve svilupparsi come il resto. E vi voglio portare, così chiudiamo questo racconto, però secondo me è interessante per promuovere anche all'interno della rubrica A Gothic Tale delle storie di paura per bambini, vi porto anche un libro in realtà di antropologia che è scritto da Vittoria Butera e si intitola La popolazione invisibile, indagine sulla Calabria magica. In realtà qui di magico c'è ben poco, però è interessantissima sicuramente tutta la descrizione che fa la scrittrice, per l'appunto Vittoria Butera, sulle creature invisibili che popolano la tradizione calabrese. Tutte le culture, le mitologie, hanno una parte che è dedita alla comprensione della luce, del bene e della positività, ma anche dall'altra parte del male e delle camere un po' più segrete e misteriose. Vi faccio vedere quindi le storie che venivano raccontate, ad esempio le storie sugli spirdi, che in dialetto significa per l'appunto spiriti. Oppure questa qui la ricordo anche io, era la storia della mano pirusa, cioè la mano pelosa che arrivava da sola e ti acchiappava. Quella che ricordo meglio, che mi raccontava la mia zia, cioè la sorella di mia nonna, era la storia del mommo. Il mommo era un uomo nero, in realtà, che veniva a beccarti, a prenderti in situazioni ambigue. Quindi, dopo aver descritto brevemente questa mia idea che riguarda le fiabe dell'orrore, possiamo passare finalmente alla descrizione di Coraline. Coraline racconta la storia di questa bambina che viene costantemente ignorata dai propri genitori perché oberati di lavoro. Sia la madre che il padre lavorano con il computer e con i libri e passano praticamente tutte le loro giornate raccomandando alla figlia di starsene fuori dai piedi, che è una cosa sbagliatissima. Quando si diventa genitori, si ha l'onere, anzi direi l'obbligo, di stare dietro ai propri figli, perché la crescita di un buon bambino, che diventerà poi anche un buon cittadino, sta, credo, nell'80% in mano alla famiglia. Se non si ha una famiglia alle spalle che con criterio riesce a crescere i figli, allora i bambini che cresceranno andranno avanti a tentoni. Quindi non avranno alcun tipo di sicurezza personale. È necessario per tutti i genitori stare dietro ai propri figli. È un libro che immagino leggere alla bambina, al bambino, prima di dormire. Perché onestamente ci sono degli spunti di riflessione per l'appunto sul rapporto bambino-genitore che sono veramente interessantissimi, poiché riscontriamo degli insegnamenti sia per quanto riguarda il bambino, come vi dicevo, ma anche e soprattutto per i genitori. Coraline, per sopravvivere a questa noia costante, continua, si reca in un mondo magico che scopre quasi per caso, un mondo parallelo al suo, nel quale è presente una stessa famiglia, padre, madre, ma con qualcosa di diverso. La differenza risiede negli occhi. Gli occhi, come si dice molto spesso, sono lo specchio dell'anima e quella famiglia ha al posto degli occhi dei bottoni neri, dei bottoni che non permettono di vedere cosa c'è all'interno di quel guscio che sembra la sua vera madre o il suo vero padre. Sono dei mostri e questi mostri non faranno altro che tentare di acchiappare Coraline. E non trovate che qui ci sia una metafora fondamentale, vi ripeto, del rapporto tra genitori e figli? I bambini che tentano di scappare
di andare via se ignorati dai propri genitori e quindi se all'inizio vengono a cercarvi, prima o poi scompariranno, non li vedrete più. Sicuramente Coraline è una figura esuberante, una figura che è singolare e da qui si percepisce anche un'altra caratteristica della bambina che viene anche in un qualche modo isolata perché è una personcina che possiede delle caratteristiche che non la rendono simile agli altri, nonostante sia una bambina. E qui però non viene detestata, anzi il racconto fa emergere queste sue peculiarità. Qui vi leggo un piccolo passo, come al solito, ormai lo sapete, quando ci sono delle piccole frasi, dei brevi passi che possono indurre, insomma, in riflessioni più accurate, io cerco di proporvele. A pagina 137 Corinne parla con il suo altro padre, che le invita a rimanere con la sua vera famiglia, l'altra, poiché quest'ultima riuscirà a esaudire tutti i suoi desideri. Coraline così risponde: "Tu proprio non capisci, vero?" disse. "Io non voglio tutto ciò che desidero. Nessuno lo vuole, non veramente. Che divertimento sarebbe se potessi avere tutto ciò che desidero senza problemi? Non avrebbe nessun valore." Quindi è interessante anche comprendere quanto la bambina che viene minacciata da questa non presenza dei genitori, quando si trova davanti a quel qualcosa che può darle tutto quanto, si ritrae perché capisce che è una trappola, perché capisce che non è necessario veramente avere tutto, perché se hai tutto perdi anche il desiderio, la voglia di crescere, la voglia di imparare, la voglia di fare nuove cose. Quindi anche in questo caso, lo struggimento dell'essere umano, il desiderio non poter raggiungere quello che si vuole, è in realtà la benzina, la marcia che ci fa andare avanti. La mia recensione per Coraline di Neil Gaiman è sicuramente positiva e soprattutto ho riscontrato, grazie a questo racconto, due caratteristiche fondamentali che rendono utile questo tipo di storie e questa storia qui in particolare. Innanzitutto si aiuta i bambini, ma anche i grandi, a comprendere tutto il mondo che ci sta intorno, sia le circostanze positive che quelle negative legate al terrore e all'inquietudine. In secondo luogo, ad imparare a sconfiggere le paure. Quindi qui vediamo comunque che Coraline è un'eroina, non si lascia tramortire da tutto quello che le accade e sebbene questa bambina ne abbia sopportate di tutti i colori, sia nel mondo reale che nel mondo parallelo, combatte con una forza d'animo veramente impareggiabile. È per questo che vi consiglio Coraline ancora una volta da leggere per voi, da leggere alla sera, al mattino, quando più preferite, da leggere a letto, da leggere ai bambini, sempre con la vostra mano vicino. Spero che anche questo video vi sia piaciuto con le sue varie implicazioni che possono essere approfondimenti di natura sociologica, antropologica e psicologica. Mi dispiace, però mi piace arricchire insomma i video in questo senso. Vi ricordo di seguirmi sia su Instagram, Facebook e Goodreads perché sono molto molto attiva. Vi aspetto anche lì. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!